Ciao a tutti ragazzi di Zona Locale. In breve vi volevo raccontare un attimino la giornata di ieri e oggi dell'italiano supermoto. Venerdì abbiamo provato la moto e andava benissimo, belle prove, bei tempi. E mentre il sabato abbiamo messo la moto in setting da gara, la moto era una bomba, e avevamo un tempo da paura, non ce n'era per nessuno. E poi sfortuna ha voluto che una scivolata bruttissima, sono scivolato di schiena sul cordolo di cemento, purtroppo mi hanno dovuto portare all'ospedale, fortunatamente con nessuna rottura, però tanto dolore, e i medici mi hanno detto di non correre assolutamente, e niente, siamo rimasti che domenica mattina vedevamo un attimino come se era fattibile la cosa, però alla fine per me era impossibile non correre perché non sono mai stato lì a guardare. Poi quest'anno ci siete voi di Zona Locale che mi seguite, per me è importante portare comunque qualche risultato, e alla fine vedi che il risultato c'è stato. Nelle qualifiche sono stato, diciamo, molto attento a non esagerare perché avevo un ginocchio che alla fine non mi teneva tantissimo, allora ho fatto una qualifica, diciamo, controllata, e ho preso un settimo tempo, partivo molto indietro e infatti per me è stata dura. E poi la fortuna invece, gara 1, una partenza da paura, ingresso sulla terra, ho passato un po' tutti, anche perché il mio punto di forza è proprio quello sulla terra. Ho finito la gara da paura e ho preso la prima posizione in gara 1, mentre in gara 2 una partenza pietosa perché faceva un caldo, c'erano 40 gradi, raga, era veramente tosta, una partenza, diciamo, da schifo. Purtroppo il mio avversario ha tagliato il percorso e non c'è stato tempo di poter fare tutto quello che c'era da fare, e quindi ho detto niente, adesso devo rimontare e basta. E ho fatto tantissimi sorpassi, ho sorpassato Alessandro Catallo, Emiliano Gavignano, all'ultimo Paoloni, un sacco di avversari, ci sono stati 6-7 sorpassi, sono arrivato al limite. Poi all'ultimo stremato perché giustamente il caldo, arrivato alla frutta anche fisicamente, avendo fatto due conti ho detto tanto comunque vingo la giornata, mi sono tenuto la seconda piazza e alla fine sono contentissimo perché non mi aspettavo un risultato del genere a queste condizioni. Speriamo bene per la prossima gara di Latina. Alla fine va bene così, siamo con 100 punti di vantaggio al campionato, i primi al campionato italiano Superbike. Così, meglio di questo non potevamo fare. Un bacio a tutti voi, ciao!